Quando nel 1995 impacchettò il palazzo del Parlamento tedesco con 120 operai acrobati per rilanciare l'immagine della Germania, nessuno pensava che davvero sarebbe riuscito nell'impresa, e invece anche allora fu visionario. Addio a Christo, l'artista che impacchettava il mondo, si è spento a New York a 84 anni, l'ultima volta in Italia 4 anni fa per la passerella sul lago di Seo, 3 chilometri di cubi di plastica per unire le sponde, inno alla bellezza assoluta, spiegò al nostro TG. All about joy and beauty. Il nostro progetto è tutto riguardo alla gioia e alla bellezza, assolutamente e totalmente inutile, non necessario, nessuno ne aveva necessità. Fu un successo con 100.000 persone al giorno che l'attraversavano. E disapprovo chi ha criticato questo. Nato nel giugno del 35 in Bulgaria, gli fu imposto Christo come nome di battesimo, accanto al patronimico Vladimiro e al cognome Yavachev. Di questi ultimi due appellativi però si spogliò dichiarandosi apolide e mantenendo solo il nome di battesimo, che è rimasto per tutti. Anche il nome d'arte Christo, indimenticabile a Parigi, Ponte Nuovo impacchettato, non potendo impacchettare i musei vaticani, impacchettò e regalò a Papa Francesco nel 2016 il cofanetto con 6 DVD realizzati dal Centro Televisivo Vaticano. Francesco, il Papa della comprensione del mondo contemporaneo, disse: lui non fa come i politici che scappano dalla realtà. Sulla copertina scelse il cugino di Papa Giulio II perché ci parla con sguardo femminile e le donne ci aiutano a capire la realtà. Chiosò.